questo lazzo per chi si diletta di girare il mondo. Monasteri cosiddetti basiliani che noi abbiamo appunto nella parte, nella cuspide nord-orientale della Sicilia, sono dei monasteri bizantini abitati dai monaci che seguivano la regola di San Basilio. Questi monasteri cominciano a fiorire, abbiamo moltissime fondazioni e diplomi normanni che attestano questo improvviso rifiorire del culto cristiano, del culto bizantino, che ancora appunto era un culto greco. Ruggero II comprende la politica del padre e decide di coordinare tutti questi monasteri basiliani che si trovavano nella parte orientale dell'isola sotto un unico grande monastero, l'archimandritato del Santissimo Salvatore di Messina, che appunto ora è stato distrutto perché ci sono stati bombardamenti. Ruggero II ha bisogno di una politica per immagini. Lo stile appunto della prima produzione pittorica, anche di età dell'età della contea, è un tipo iconografico tipicamente appunto bizantino, costantinopolitano, quindi proprio proveniente proprio da quella cultura, è lo specchio di questa vocazione greca di Lentini. L'affresco è costituito da due tessiture, da una tessitura grossolana, detto a riccio, che in qualche modo ha capacità di drenare ma anche di conservare l'acqua, e di una mano di intonaco a base di calce. Quindi gli idrati di calce, praticamente attraversando la struttura pittorica dall'interno verso l'esterno, reagiscono con l'anidride carbonica dell'aria e solidificano il colore. La carbonatazione. Fino all'Ottocento questa cosa qua non si sapeva e si pensava che questo fosse al contrario. Noi vediamo, quasi si potrebbe dire, le suddivisioni policletee dello spazio e dell'organismo umano. Cioè dire, il capo, per esempio, occupa una quinta parte della struttura corporea. La simmetria, l'ampiezza, il respiro. Un'immagine che non tende a fissare il singolo fedele o neofita o... ma è un'immagine che si rivolge al cosmo. Questo tipo di immagini fecero l'apparizione per la prima volta attorno agli anni del III secolo. Parliamo qua di Costantino. Siamo dentro la città greca o comunque alla sua periferia settentrionale, limiti settentrionali di tutto il circuito fortificato. Tanto è vero che spesso i castelli normanni venivano edificati proprio in punti ben precisi di queste cinte murarie del periodo greco. Il castello era anche sede di detenzione, proprio di custodia della ricchezza della città. E la sala ipogea, che può essere che era protetta rispetto alle altre, perché fosse custodiva qualcosa. Vediamo proprio questa tecnica federiciana, o comunque le indicazioni date da Federico II a Riccardo De Lentini quando aveva detto di costruire il castello con questi blocchi squadrati. Questo è un restauro degli anni Ottanta, a parte esserci stati poi gli interventi del 500, del 600, per appunto adattare il castello alle nuove esigenze belliche.